una persona dovrebbe fare un'esperienza del genere? Ci sono tre motivazioni, secondo me, principalmente. La prima, te lo puoi permettere, è un'abitudine che te la godi. La seconda, te lo puoi permettere e sai quello che stai facendo. E la terza, Francesco Zini, non te lo puoi permettere, ma sei una persona molto curiosa che non ha la minima idea di quello che sta facendo. Adesso vi faccio una domanda: quanti di voi hanno visto il film Il sapore del successo, quello con Bradley Cooper che è il ristorante, combatte per la stella Michelin e tutto il resto? E allo stesso tempo, quanti di voi si sono appassionati di cucina per tipo 2 giorni dopo averlo visto? Da lì mi sono sempre domandato effettivamente com'è questa esperienza di mangiare in un ristorante stellato Michelin. Per non spoilerarmi questo magico mondo di questi ristoranti con i piatti dai nomi lunghissimi, non mi sono neanche mai guardato i video degli YouTuber che vanno a mangiare nei ristoranti stellati Michelin. L'idea dietro questo primo video, se vi piace, potrebbe essere quella di andare sempre a scalare. Quindi oggi proviamo una stella Michelin, prossima volta 2 stelle Michelin e poi 3 stelle Michelin. Sarà una serie molto costosa, però potrebbe essere interessante. Questo qui è proprio un video che faccio per me stesso. Nessuno me l'ha chiesto, però sono curioso di vedere, di sapere cosa i sapori che si sentono e l'esperienza che si fa dentro questi posti, cioè. Per farvi capire, quando ieri ho telefonato per prenotare, mi hanno chiamato signor Zini. Di solito le persone che vanno a mangiare in questi posti ci vanno col Porsche, col Mercedes, con l'autista privato, il taxi, e c'è chi ci va con le mobike. Oh, dai, almeno è quella elettrica. Guardate che bella Firenze di notte! Ho il volto completamente anestetizzato dal freddo. Però in tutto questo sapete come nasce la guida Michelin? Infatti si dà il caso che nel 1898, gli anni nei quali si vedevano le prime automobili, i due fratelli Michelin decisero di ideare una piccola guida di circa 400 pagine dove avevano riportato benzinai, stazioni, officine, insomma tutto quello che serviva per accompagnare i guidatori, gli automobilisti durante i loro viaggi in macchina, che inizialmente, essendo i primi prototipi di macchina, erano abbastanza rischiosi e pericolosi. E questa guida era distribuita gratuitamente, e la vera svolta avvenne quando uno dei due fratelli Michelin andò in un benzinaio e vide che le sue guide venivano utilizzate per tenere in piedi un tavolino che traballava, e da quel momento decise di rendere la guida a pagamento e di renderla più sostanziosa, più corposa, inserendoci appunto anche i ristoranti. E da quel momento essere inseriti nella guida Michelin divenne un simbolo di prestigio. E poi da lì nasce poi la storia delle stelle Michelin. Una cosa che è famosa per automobili, in particolare per le gomme, che rende prestigioso il cibo e la cucina. Interessante. Ci troviamo nei pressi di Ponte Vecchio, più esattamente in Borgo San Jacopo. Adesso entriamo nel clou del video. E amici miei, per questa mia prima volta in un ristorante Michelin, ho scelto ristorante Borgo San Jacopo. Non so perché, ma sono un po' nervoso. Andiamo a vedere come si tratta la classe aristocratica di Firenze. Tac. Stellina Michelin. Menu. E noi andremo con questo, il menu experience da 180 lilleri. Ma prima di entrare ci tenevo a parlarvi dello sponsor del video di oggi, Francesco Zini. Entriamo, va. Buonasera. Buonasera. Ciao, Ho aspettato buonasera. una donazione a nome Francesco Zini per Sì, buonasera, esempio. benvenuto. Grazie. Come va? Tutto bene, è un Bene. po' freddino però Vuole sta. lasciarci la giacca? No, guarda. Allora, signor Zini, prego. Grazie mille. Ancora ben arrivato a Borgo San Jacopo. Grazie mille. Grazie a lei. Buonasera, ben Buonasera, arrivato. grazie. Direi niente male. Mi hanno detto buonasera tipo 10 volte e mi hanno chiesto anche come stavo. Fantastico. Allora, la location è spettacolare, mi hanno portato il menù, l'acqua in un tavolino a parte. Lì c'è un albero di Natale che farebbe invidia pure a tutti i film americani natalizi. Praticamente i menù di degustazione ce ne sono due: questo qui è autunnale, che sarebbe con ingredienti stagionali, che viene 150 euro. E poi questo qui experience con le, diciamo, i cavalli di battaglia dello chef a 180. Poi ci sono gli antipasti, i primi e i secondi, il menù alla carta, insomma. Non bisogna pensare al prezzo, ovviamente, qui bisogna solamente pensare all'esperienza e a godere, a far godere le papille gustative. Abbiamo dei grissini di Italian Rimais con crema di ricotta di pizza. Dopodiché noi suggeriamo di partire da sinistra verso destra. Ok. Quindi inizierà con la prima, che è una pizzetta fatta fritta. Al di sopra provola affumicata e pomodoro. Come seconda abbiamo un bignè ripieno di crema di caprino. Come terza abbiamo una tartelletta di grano saraceno. Al suo interno troviamo della cipolla, crema di rombo e paprika affumicata. All'ultimo invece abbiamo un sandwich di faraona grigia, nocciole e un gel di arancio. Ok, Buon inizio. grazie mille. Antipasto bellissimo e la cosa ancora più bella è che ho capito tutti gli ingredienti. Aspetta, questo che cos'è però? Non so cosa sia questo. Ok, oddio, non è molto stabile. Mi hanno consigliato da sinistra verso destra. Andiamo subito con questa montanarina. Perciò, amici miei,
miei del ristorante stellato, la prima volta in tutta la mia vita. Buon appetito a tutti, di classe, aristocratico proprio. Il pomodoro, che spettacolo. La pizzetta, l'impasto in sé ci sta, però il pomodoro veramente buonissimo, dolce, leggermente acidognolo in chiusura. Wow, si inizia bene. Sì, ho messo a fuoco con il naso. Andiamo con questo qui, con il perlage di aceto balsamico e crema di zucca. Una bombetta di crema di zucca. Buono, buono, buono. È tutto su un livello dolce. Non c'è niente di troppo sapido. Ultimo, ma non per questo meno importante, questo sandwich con farona grigia. Tipo, grazie. Prego. Con cosa sarebbe questa? È una crema di ricotta di bufala. Ah, ok, perfetto. In questo quarto d'ora che sono qui al ristorante pensi di aver infranto tutte le regole del galateo possibili. Alla fine paghi tanto per stare in un ristorante così, no? Perché non devi stare a tuo agio? Cioè, i camerieri vogliono che tu ti senti a tuo agio, no? Quindi, ops, non mi sono neanche messo il tovagliolo sulle gambe. Si inizia la degustazione ora. Il nostro percorso con un benvenuto da parte della cucina. Okay. In questo caso andiamo a trovare un wafer al vino rosso, alla cui base abbiamo una crema di topinambur. Al di sopra adagiamo dei pinoli, uva e completiamo il tutto con un prosciutto d'anatra di nostra produzione. Pensavo si dicesse topinambur. Partendo dal presupposto che non so neanche come si mangi, se con le mani o con la forchetta, però è un wafer, io andrei con le mani, cioè, no? Oh, mi sa di no, c'è una cosa sotto. Profumo di giardino proprio. Oddio. È assurdo perché inizia in un modo, continua in un altro e poi si chiude allo stesso modo nel quale è iniziato. È un cerchio. Mi piacerebbe spiegarvi quale ingrediente in bocca fa cosa, ma la verità è che non ne ho la più pallida idea. È semplicemente un viaggio. Io che sono abituato a mangiare il pollo senza neanche l'olio, sarà bellissima questa cena. Ci sono 7 portate, a ogni portata mi porto una posata differente. Chissà la lavastoviglie, che bordello. Tanto le serve il nostro pane semi-integrale e multicereali. Siamo soliti accompagnare un olio d'oliva. Sono stato coccolato così solamente a casa della nonna io. Sentiamo il crunch del pane. È caldo anche. Questo è proprio il tepore che ti dà il piumone quando stai sotto le coperte. Subito il disastro ai semini. Intingoliamolo nell'olio con 4 olive differenti. Potente quest'olio, grazie. Allora, proseguiamo adesso con una spuma di cavolfiore. Sotto c'è anche la base realizzata con un pane aromatizzato alle erbe, cozze e capperi. E su c'è questa spuma bianca che è realizzata con l'acqua della cozza. Questa cosa è l'acqua e le cozze? Vediamo un po'. Voglio assaggiare solo questa. Wow, porca vacca. È salatissimo, essenza di cozze. Andiamo a rovinare questa bellezza. Questo più mediocre, diciamo, si può facilmente rimandare a una normale vellutata di cavolfiore. Molto buona però, cioè, di un livello sublime. Questo qui verde è il pane alle erbe, molto interessante. Ecco, qui mi è mancata l'esplosione di sapori, forse. È una battuta di fassona, quindi fassona carne tipica piemontese. Al di sopra andiamo a trovare dei ravanelli marinati ad aceto, pane croccante, tartufo nero. Completiamo tutto con una riduzione di vino a Ianico, che è un vino che viene dalla Basilicata, e una senape rustica. Buon proseguimento. Grazie mille. Prego. Questo è, qui si iniziano a vedere i quadri proprio, finalmente proteine. Tartufo bello potente, la carne si squaglia in bocca. In ogni piatto ci sono sempre tutte e tre le consistenze: cremoso, croccante e poi tenero, proprio scioglievole. In questo caso ci sono i ravanelli e questi crostini che danno croccantezza assurda ad ogni morso. Anche se il ravanello non mi piace tantissimo. Delle tagliatelle ricci di mare. Al di sopra troviamo una frisella al finocchio e bottarga di tonno. Non ci avevo capito niente, questa qui è la terza portata, quindi mancano ancora 4, cioè è lunghissimo questo menù. Pasta. Wow, che botta, è un crescendo proprio. Inizialmente c'è il dolce, dopodiché è un crescendo di pizzicantino, acidità. Penso di non aver mai mangiato una pasta cotta così bene.
La scarpetta si fa sempre. In questo caso abbiamo uno dei veri piatti forti dello chef, okay. Il suo risotto mantecato con il pecorino di Pienza, zafferano, cicoria, e terminiamo con sia la salsa che le polpettine sono realizzate con la chianina. La cosa che mi incuriosisce di più però sono queste polpettine di chianina. Qui c'è la cremosità del risotto, la dolcezza della carne di chianina e poi il leggero acido che ti dà la voglia di andare a mangiare un altro boccone, proprio uno tira l'altro. Però non capisco a cosa è dato l'acido. Non capisco come, ma l'acidità è data da questa salsina alla chianina. Se no sarebbe tutto praticamente piatto. C'è un signore americano che quando gli è arrivato la portata con il piccione si è tutto impressionato perché pensava fosse un piccione preso direttamente dalla strada. Questo è un filetto di rombo chiodato con all'altro una lattuga romana, mandorla fresca. Termino il piatto con una salsa che è una riduzione vera e propria di prosciutto crudo di Parma. Salsa particolarissima. Wow, che come viene fatta? È proprio una estrazione del prosciutto, okay. Viene prima disidratato, okay. E poi ottenuta la salsa. Buoni tutti che sono super in hype per questa salsina che voglio assaggiare da sola. Porca vacca, ha un che di essenza di prosciutto crudo effettivamente. Entra in riva del gallo. È polposo, saporito. È molto interessante il fatto che lo chef ha unito il pesce con l'essenza di una carne. Secondo me è un colpo vincente perché così vai a insaporire il pesce con la carne. Cioè è assurdo. Il maialino da latte viene cucinato in questo caso in porchetta. La salsa più chiara è ottenuta dalla scorzo nera, che è questo tubero, okay. Che assomiglia molto a una carota bianca. L'altra è una mostarda francese di Dijon, quindi molto pungente, molto intensa, assomiglia molto ad un wasabi quasi, consiglio di prestare, okay, attenzione a quella lì. E lo scalogno invece al lato è cucinato nel porto, quindi nel vino fortificato. Ah, ok, perfetto. Conoscete benissimo il mio amore per la carne e qui penso che potrei piangere. Buon appetito a tutti. Che profumo di porchetta. Wow, cotica esterna che è una caramella. Non credo alle mie papille gustative. Ecco, io adesso di questo maialino in porchetta vorrei avere una coscia intera, spaziale. Mostarda francese. Proviamo la porchetta. È bello perché poi fai tutte queste combinazioni di sapori, consistenze nello stesso piatto. Quindi praticamente ogni boccone potrebbe essere differente, una combinazione differente. Che esperienza. La vita di prima mi puzza già di vecchio. Pre dessert, lollipop, cioccolato bianco con dentro yogurt, crema il calvanos, che sarebbe un'acqua vite della Normandia, polvere di arancia, mela saltata in padella con rosmarino e altro. Che buoni dolci. Buono, ma secondo me il cioccolato bianco va a invadere troppo il sapore complessivo. La mia critica l'ho fatta. La morellina viene fatto col vino rosso, okay. Morellino di scansone. Abbiamo un guscio fatto di mugello morellino. Al suo interno andiamo a ritrovare una crema di ricotta e mascarpone. Abbiamo adagiato sopra un biscotto alle more. Accompagniamo tutto con una riduzione alle more, polvere e frutti rossi, e terminiamo con delle bolle di morellino e cannella. E al di sotto andiamo a trovare un gelato al fior di latte. Qui per me si può concludere anche col botto. Botta di vino iniziale. Poi c'è questo biscotto sotto che è buonissimo. Io sono curioso anche di questa spuma qui con sotto il gelato. Wow. Wow. Botta di freschezza dopo il sapore di vino e poi delicatissimo il retrogusto di cannella. La prima volta che posso dire che mi piace il vino. Voglio fare una mega combo finale: biscotto, gelatina, salute e viva l'Italia, il morellino di Scanzano. Ho perso il conto di quante consistenze voglio in bocca. Non ci sto capendo più niente, ragazzi. Penso che questo video potrebbe benissimo anche essere senza audio. Basta guardare le mie espressioni per capire la bontà del cibo. Ragazzi, io penso che fosse la fine, invece c'è anche un'altra portata. Ragazzi, io sono pieno, cioè
non ce la faccio. Quindi la chicca finale è composta in questa maniera. Partiamo dalla prima, una tartelletta ai frutti rossi. Qui interno abbiamo tre diverse strati di cioccolato. In mezzo invece abbiamo un biscotto financier al cioccolato. Andiamo a ricoprire con una glassa al pistacchio. Completiamo di sopra con un ricciolo di namelaka allo stracchino. Namelaka è una preparazione tipica della pasticceria giapponese, di solito a base di cioccolato bianco. E ultimo invece abbiamo un bignè ripieno di crema all'Irish coffee, arachidi di caramellate e sale magro. Buon proseguimento e buon fine. Grazie. Non ve lo so descrivere. Come faccio domani a tornare a pranzo a mangiarmi del couscous col tonno in scatola? Non è pensabile questa cosa, ok? Mi sono rovinato. Questo me lo sciotto, non c'è verso. Adesso il conto. Momento della verità. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma unboxiamo il conto. Prima di vederlo, ovviamente scrivete nei commenti secondo voi quanto ho speso. Ti do 3 secondi. 1, 2, 3. Il conto finale per tutto questo momento di degustazione con coperto è 199 euro. Coperto 5, 2 bottiglie d'acqua grandi, 14 euro. Però prima di andare via, devo fare una cosa. Oh, un cesso stellato. Sentiamo che rumore fa lo sciacquone. Oh, è stato bellissimo. Oh, è meglio di casa mia. Missione compiuta. Ciao, grazie, buona serata. Cioè, uscito subito puzzo di droga, puzzo di carne, spinelli, ma che è stato bello. Perciò complessivamente questa prima esperienza in un ristorante stellato Michelin, prezzo finale 199 euro e secondo me li vale. Cioè, ora, riprendendo anche quello che ho detto all'inizio video, è un'esperienza che non va fatta ovviamente se non ci si può permettere, perché sarebbe uno spreco di soldi effettivamente. Io l'ho fatto guardando anche come investimento per YouTube, però diciamo che mi sono messo a parte dei soldi da investire per esperienze del genere. Però ecco, se non avessi fatto video su YouTube, una cosa del genere non l'avrei mai fatto. Cioè non ci avrei neanche mai pensato di andare, tra virgolette, a sprecare soldi in questo modo. Piuttosto mi vado a fare un bel viaggio. Però chiuso questa parentesi, secondo me se te lo puoi permettere li vale tutti questi soldi, perché basta vedere anche il servizio che... Sono andato lì alle 7:30 e ho finito alle 11:30. Perciò solamente per il servizio che mi hanno dato pagherei anche 40 euro, ecco. La qualità del cibo c'era, degli ingredienti, delle ricette. Ne vale la pena. Cioè, il prezzo secondo me è giusto. Ero esattamente lì, figo. E ho il telefono al 2% e da qui da Santa Maria del Fiore vi dico che per questo video è tutto. Fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere se volete altri video da ristoranti stellati. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.